Andiamo ad analizzare adesso nel nuovo videocorso dedicato allo zio, questo nuovo percorso che lo zio ha fatto nel 2006 con questo album On an Island, che rappresenta davvero, da un punto di vista compositivo, una forte componente nuova, rispetto alle, normali composizioni Pink Floydiane a cui, siamo stati abituati per tanti anni. On an Island rappresenta uno sforzo, ben riuscito dello zio di esplorare nuove atmosfere, compositive e soprattutto non fermarsi al classico solo costruito sulla tonica di ogni accordo, ma va davvero ad esplorare delle sonorità che sono anche in qualche modo difficili per il chitarrista che normalmente lavora sui box pentatonici tradizionali. Il primo solo di On an Island rappresenta in pieno questa novità compositiva poiché va a lavorare su diverse armonie, quella principale è quella del Mi minore, ma troviamo anche accordi come il Fa e il Do, il Fa maggiore e il Do maggiore, che quindi vanno a creare una piccola difficoltà nell'esecuzione del solo che non si ferma alla classica scala pentatonica o minore del Mi, ma deve andare ad esplorare. L'abbiamo visto prima in esecuzione, a breve lo spiegherò nel dettaglio in ogni singolo passaggio. Buona visione.